sembrerebbe funzionare tutto. Faccio un vidietto al volo. Mutato. Nelle lontane lande, il cui nome di liberanza è rimpianto e pronunciato, poiché nessuno poté dormire nelle vostre anime selvagge, ma tu la sfida hai accettato. Sotto un pallido sguardo ci hai guidato, siamo cambiati, redenti i nostri istinti, hai donato a bestie e insetti un mondo che neanche in sogni si erano dipinti. E legge di Nido Sacro di Monomon. Ah, madonna, devi fare pioggia forte? Va bene. Meno male, stavo crepate caldo, c'è l'altro giorno. Ehi! Ciao! Quel tuo nick non è mio nuovo. E piccolo Olli! E dov'è Benji? No, 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 no. L'ha già fatta sta battuta. Madonna quanto piove. E te detta fa? Sarà difficile sto gioco, è difficile sto gioco, ma è di una bellezza, guarda. Non mi ricordo se ho partecipato a un'altra delle rivali. No, mi pare di no. Perché se no. Ma lo, forse sei. Ti conosco del nick dei console. Da YouTube. Però. Oddio! Qualcuno mette la musica di Kirby. Ah no, meglio. Oddio, le vette a cosa, no? Questi cazzo. Muoviamoci, muoviamoci. Tanto tutti questi pezzi ho già fatti. Fuori dalle balle. Olio. Ah, sì. Allora sì, ecco perché me lo ricordavo il nick. Sì, sei tu. Non so per quanto possa durare la live comunque, perché dipende dalla mia connessione. Oggi ho voluto provare, anche se uno tecnicamente c'è che mia sorella a casa, quindi dovrebbe andare a saltare la connessione. Chi è? Ma no. Essere superiori, se queste parole sono rivolte a voi soli. La vostra grande forza vi consiglia. Premi quel. Allora. Le grandi parole degli antichi. Tieni premuto triangolo, cerchio per fare cose. Quelli che lo leggono stanno tipo. Ma che cazzo. Non so che mi ricordo ancora i pulsanti. Cioè,
Da testate vorrei fare un po' più di live volendo, però dipende se la console o se si... Non volevo scendere tutto, se la connessione funziona più o meno. In realtà vorrei spostare tutta la console e attaccarla direttamente al modem. Però se lo faccio il mio computer non ci avrà più connessione. O meglio... Ah, questi devo uccidere, vero? I cuori di gel. No! Tutto sotto controllo. Oh! Sei una merda. Andava così, sei una merda. Olio, olio. Oppela, oppela sai, oppela, oppela. Ma c'era qualcosa giù, non lo so. Sì, mi sa di sì. Qua mi serve il coso. O lo scatto serve. Sì, super dash. Le terre del re del e creatore. Per passare la soglia, sarete l'unica principale lama eterna. Nido sacro. Permesso, permesso. Apri questo. Sì, Apex ho anche giocato parecchio. Abbastanza, ma non so il tipo di battle royale, un po' mi annoiano perché... Poi specialmente Apex, dopo le ultime aggiunte, proprio... Bastasse più sul culo ormai, il gioco. Mo' perché... Ah, giusto, siamo sul Pulveria, non si corre. Era vecchio! Ciao... Geppetto. No. Ti serve un nome... Yes, I know, I know, I know! Cioè, l'ho giocato, però non me ci diverto un po', anche se gioco insieme agli altri. Però l'ho fatto, ho vinto dei partite. Qualcheduna, quelle saranno state 5-6. Una in cui stavo solo in due. Oddio, bella domanda, dove cacchio parto io? Andiamo direttamente, sì, andiamo direttamente a prendere. E ho dovuto ricominciare da capo sto gioco perché... Purtroppo... È un po' infa... Lo riporterai il tipo in live come video. Questo? O Apex? Questo posso ricaricare alla live volendo. In realtà avevo già fatto una serie, però mi sono bloccato. Apex no. No, non mi piace proprio come portarlo. Ah, giusto, questo è il vecchio dei cosi. No. Aghio! Facci tua. Vabbè che bisognava passare. La mappa non ce l'ho qua, quindi. Piano. Dovrei stare andare nella parte giusta. E che? Non l'ho visto. Sì. Ehi! Ok, sì. Comincia a diventare scemo un'altra volta questo gioco. Guarda, sembro celebro reso. In realtà c'è un po' dappertutto. Non so se c'è su Xbox. Credo di sì. Questa è la versione PlayStation 4. Perché ovviamente sto facendo la live della PlayStation 4. Se c'è su PC, Switch. Switch dovrebbe essere uscito da poco. Non mi toccare. Non mi toccare. Non mi toccare. Miseria, ti ammazzo. Sono andato dalla parte giusta. Bella domanda. Accetto che... Eh sì, purtroppo sì. Costa in realtà pochissimo. E molte volte lo trovi di sconto. È un piccolo capolavoro che costa pochissimo. C'ha tanta roba e poca roba. Poco costo. Non so dove sto andando. Permesso. Mi toccare!
tutti lo vogliono, tutti lo cercano. Oddio, non mi ricordo dove devo andare. C'è una mappa, via. No. Ah, questo è il museo. Yep. Oddio, tu te chiamavi Quinfel. Quirrell, Quirrell. Questo è un Quirrell. No, a me piace tanto Will. Will è forte come personaggio. Poi ricordassi dove devo andare. Io in questi giochi mi perdo sempre. Eppure la mappa ci sta, però non, non la sblocchi adesso. Ma se la sblocchi più avanti. No, devo andare a fare il primo cavaliere. L'ultimo cavaliere, come si chiama là? Vabbè. No, non ci arrivo. Ok, quindi sono queste sono le miniere. Queste sono le miniere. Una miniera. Mila, poverina. Ti mette allegria quella, ragazzi? O quella da... Non ho idea di quantità abbiano. Penso millenni. Sono immortali. Ah, è chiuso. Oddio. Ma perché muoio quando muoio fanno... Ma li stai schiacciando? Ritmo. Dai, 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 dai. Viene patapon. Patapon. E il drugo non lo posso salvare adesso. Messo sopra, era giù. Giù, era ancora più giù dei porti. Ma tanto ci stanno i danni della caduta. Asci tua. Eccolo. No, aspetta. Torni per. Oh, non c'è da. Ci puoi scommettere. Ah, era L1 la mappa. Cioccolè, che è this? Cioccolè. Ah, giusto, non c'ho la bussola. Di qua sta il boss. Credo. Sì, ho capito tutto. Mamma che paura. No. 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 Tasci tu. Ok. Vieni qua. Vieni qua, parla con me. Parla con me. Fatto. Questa è una mini arena. Non lo so perché non c'ho la... È vero, non c'ho la bussola. È inutile guardarla se non c'ho la bussola. Ma di qua dovrebbe starci il cavaliere. Mi scusi, signor ca... Vado a prendere quei soldi. Dove ci passo? Io devo stare totalmente sbagliare strada, ma tanto. Quei sensi dell'orientamento di... Quello di One Piece. So decisamente sbagliato tutta strada. No, di qua. Quant'è che voleva per attivare la strada? Aspetta un attimo, una cosa. Ok. Sant'Geo, yes.
Giroca, lala. L'ultimo coleottero. Vabbè, non tanto. Cioè, eravamo seduti. È sempre arrabbiato quest'uomo. Vabbè. E quella? Mi ricordo se la bussola era un talismano. Papa nada. Questa è la moglie di... Dio, come si sente strano con le cuffie. Oh. 220, 120. Quindi sono 340. Ah, troppo. Uno povero anche in questo gioco. Ah, ritorniamo indietro. Iha! A parte seconda. Poso qua, così se muoio spano qua. Sta macchina? Che devi fare? Poi. Ouch. Perui. Con i Joltik. C'è un bruchetto, ma... Ah no, sta... Ups. Permesso. Per me. Ouch. È carino questo. Dei piccoli caterpi. Oh, idol. Oh, guarda. Riesco Beedrill. Ok. Woo! Tranquillo. Tranquillo. Dovrei stare per un'oretta circa, sì. Tranquillo. Cos'è sotto di me? Scappo. No! Questo silenzio. Oh merda. Che c'era qua? Qua c'era l'ultimo cavaliere. Sì. L'ultimo cavaliere, il primo cavaliere. Aglio! Non prima del boss. Non si fa così, raga. E mo so cazzi miei. Ah, falso cavaliere. Ah! Dammi lontano. Ah, è giusto. Posso anche sparare così a te. Dimenticavo di queste stronzate. Smettila. Esci fuori. Dovrebbe incavolare. Sapete le rocce? Ah no, gli potevo fare cadere addosso, è vero. No! Io riesco a farla senza più danni. Ne dubito. Merda. Che cazzo? Ciao, Mika.
Dammene uno, dammene uno. Cazzo. Mancato. No. No. Merda. Dai, fino a... Ah! No. E niente. Mi rimane, sta andando bene, non me l'ho fatto mai colpì. Guarda la sfiga, pinta. Quanta cazzo di vita c'hai ancora? Oh merda. Devo curarmi, ma... Se non bastasse annunciato un nuovo Paper Mario che esce lui in portafoglio, perderà altri 60. Vabbè, non c'è bisogno di pigliarlo sempre al lancio, raga. So, io sono fissato con la cosa a prendere al lancio perché, cioè, di solito li prendo al lancio perché così non evito gli spoiler. Però bisogna prenderli al lancio sempre. Beh, che cazzo? Questa è nuova. Del Piero? Materazzi, attenzione. Ma che cazzo serve sto coso? Dove vuoi andare? Ma che cazzo? Scusami. Sparito. Ma anche io li prendo sempre al lancio. Perché sono Dio. Allora, il punto dell'hype è un po' una... Adesso al momento, cioè, l'hype è un buon argomento di discussione qua. Siamo in un'epoca dove l'hype è tutto e secondo me viene sfruttata troppo. Nel senso, una cosa è farmi vedere un trailer 4-5 mesi prima che esca. Ok, ci sto. Per me va bene, anzi, a voi e a te, se mi va bene. Però poi far vedere 4 altro gameplay, 5 trailer, 4 gameplay, quell'altro, e praticamente tu sei tutto il gioco. E infatti io mi diverto più quando giochi che ho visto un singolo trailer, che ne so, cose così. Per esempio, come quando la prima volta ho giocato a Persona 5, io avevo visto un trailer solo. Anzi no, sapevo solo la data d'uscita. Mi sono letto qualche articolo che non spoilerava niente, qualche immagine, e basta, basta. E poi c'avevo l'hype, non ce l'avevo normalmente. E là me lo so curo di più. Se no, ad esempio, altri giochi che tipo ho visto 3000 volte trailer, cose così. Non... Forse è per questo che anche in Monster Hunter, ad esempio, quando mostrano un mostro nuovo, ti fanno uscire tipo 33 un trailer, 3 trailer. La live, la live di quelli là dei produttori, dei sviluppatori, ti dice: questo mostro farà così, così, cos'ha. E se il punto debole è quello, tipo Rush and Furioso, è stata una cazzata per me. Perché era quello, cioè, ti dicevano il punto debole, dice, devi soffrire la testa. Ma che cazzo me lo dici? Che fai? Aiuti il giocatore? Che cos'è quello lassù? Ah, la maschera. Bella domanda. Allora, se ho fatto fuori la cacciatore e il falso cavaliere sono qui, quindi devo andare a prendere anche io i D-Links e Awakening. Ho visto solo il trailer di annuncio, ho visto altre, è entrato nella top 10 dei giochi di Disney. Aglio! Tacito, te sputo io in faccia. La mascherina. Tacci loro. Ah, sì, ma io dove sto andando? Ah, mi serviva denaro per prendere la bussola e tutto il resto. Tanto ho ricominciato da capo. Wow, andiamo al denaro. Ma che fa la posta? Mi ricordavo sto pezzo. Aia. Aia. No. Sì. No. La facciamo, grazie. Gaggle da salutire. Oh, eppure non ho starnutito per tutto il tempo, per tutto il giorno. Mo. Sta pure a piove, quindi il polline dovrebbe essere diminuito. Non cadere di sotto, denaro. Comunque Hollow è il secondo personaggio che voglio di più in Smash dopo Scorpion. Ah, puoi mettere un tizio che te brucia la faccia dentro il maledetto Smash.
Hollo ci può stare. Ma in teoria non c'era già il... l'assistrofi di Hollo. C'era evocabile. Mi pare non c'era evocabile nell'ultimo. Io non mi ricordo. Mi pare di no. Mi pare di sì. No, mi pare di sì. Non era evocabile. Ouch. Però si suicidano sti scemi. Ok, ho abbastanza per comprare almeno la bussola e la cosa per dipingere la mappa. No, era Shovel Knight. Ah, pure quello lo volevo comprare. Lo devo prendere sulla Switch, però. La Switch sulla PlayStation Vita. Che non so quanto durerà ancora, perché già mi si è rotto un cavo. Ne ho comprati due, eh. Ma quella è perché la colla si è scollata sicuramente. Dovrei prendere quella cosa. Me lo fai passare? Molto gentile. Ecco. No! Paura. Cenonette è carino. Molto bello. È uno dei platformi, secondo me, che se avessi giocato dai tempi mi sarebbe piaciuto un sacco. Oh, che palle. Mi sono perso? Sì, sono perso, ovviamente, è ufficiale. Figurati se io so trovarmi la strada. Sì, e io come esco da qua? Ah, così. Beh, in teoria potrebbero mettercelo. A meno che non ci mettono Hornet. Perché deve uscire. Sai che esiste un video dove hanno dimostrato che il suo problema è più forte di uno show? What? Cazzo di... Come... Quali parametri... Ah, perché Zio Paperone saltella sul poco. Sul poco, sul bastone. E coso c'ha... Sulla... Pala. Beh, è una pala. Andiamo a strubale. No. Gergingidorige. Salve. Parliamo con la signora che sicuramente c'ha l'amante. Bafanara. Io lo chiamo Celtas Cornuto. C'ha già il corno il Celtas. Perché cornuto? C'ha già un corno. Hai ricordato l'amore? Sì. Sì, non mi servono questi tutorial. No, signora, mi serve Bafanara. Anche la piuma, se no come ti scrivo la mappa? Grazie mille. Arrivederci. Ah. Schibo. Guarda, è solo il salto del deserto. Dalle corna. Ma no, ma che sa di? Guarda che il Celtas c'era sempre un corno, eh. Il Celtas c'era sempre il corno. So che Celtas c'hai, conosci tu, quello verde c'ha un corno, eh. La Celta Stegina non c'ha le corna. Sì, ci sono stato già dal tempio. No, ci sono andato al tempio perché devo... Santa miseria. Comunque, chi guarderà questa live anche in differita, magari ho qui sul canale, vi ricordo che c'è il canale Discord, giusto per dire. Che se non avete a disposizione un computer potete anche scaricarlo tramite app sul cellulare, se il vostro cellulare li funziona. È gratis, dovete semplicemente fare, vabbè, un account di Discord, ma non è difficile. La corazza è un po' più puntita in avanti, ma non è un corno. Guarda che è un corno, perché quando lo rompo mi dice corno, corno rotto, mi ricordo, Meno che non è così tanto pronunciato rispetto al corno normale. Aio. Sti Eragross mancati. Povero Eragross. Che devono dare una gigamaz. Io mi sono già fatto la squadra su scudo praticamente. Quando se mai lo comprerò. È impossibile perché sono senza lira proprio zero. Allora. Mega Eragross. Sì, non è. Oh! No, passo di qua. Vado di là. Vado di là che è meglio. Mega Eragross sì, è brutto, però è interessante l'idea. È una copia di
Come si chiamava quel Digimon? Metal Kabuterimon. Quello di Frontier. Sì, Metal Kabuterimon. Digispirit elettrico bestiale beh elettrico. Pinsir mi piace. Anzi, Pinsir è l'unica. Cioè, allora, però l'altro giorno stavo. Siccome l'altro ieri stavo. Mi stavo creando la squadra per scudo, quando mai ce l'ho però. Devo andare a controllare tutti. Vabbè, le varie cose. Differenze e cose così. Ci sta un paio di dettagli che non mi fa un po' incazzare. Cioè, allora, mi hai messo. Io so del tipo. Un tipo che tipo, se tu mi metti. C'è una generazione nuova. Io voglio che il capo balesta come Pokémon personali, nel senso, no, persona, diciamo. Il classico Pokémon tipo Misty c'ha Starmie o Brock c'ha Onix. Sì. I Pokémon più potenti, no? Sono proprio simbolo, ecco. Cioè abbiano quelli di quarta di ottava generazione. Cosa c'ha Eldegoss, quell'altro c'ha Dredno, quell'altro c'ha Scentiscor. Poi avete quelli altri più avanti. Vedi che. Onion c'ha Gengar, che c'ha la Gigantamax. E io. Cazzo, c'ha un Cursula, fai il Cursula, no? Solo perché c'ha una Gigantamax, che tra l'altro ricordo che Gengar c'ha anche la mega evoluzione, quindi beh, che cazzo, fa un po' rosicà sta cosa. C'è già la mega evoluzione Gengar, che cazzo ci dai, anche una cosa aggiunta. Ah, catrone, non l'ho vista. Non mi sputare. Lasciamo aperta che non ci vado, che è meglio. Machamp c'ha la Gigant, dici ok. Già non c'aveva niente. Machamp dici vabbè, un po' d'amore. Però un po' mi fa rosicà perché scusami. Non è di ottava generazione, che ce la metti a fare? Poi mi sono fatto. Cazzo, però, che cavolo vuol dire? Mettici una. Grappolock, c'è sta Grappo, Sirfetch. In realtà, dovrebbe essere Sirfetch il suo, quello di. Bebe. No. Bea. I nomi tradotti fanno schifo, secondo me. Failing. Felix è fighissimo, vedi questi così che ballano. Spartani! Spingere! Già mi immagino che se lo catturo uno come lo chiamo. No, non volevo scendere, vabbè. Solo che non ci so. Com'è che affronta adesso? Io volevo andare alle grotte quelle là. Vere sulle sureggianti, dove stava? Vabbè, facciamolo fuori. Veglia! Ma infatti ci starebbe stato benissimo la madre delle coso. Melon. Basta! Alla finita! Oh, ti odio. Dio mi prende! No, ok, tutto tranquillo. Odio. Mi toccare. Oh, c'è morto. Ah sì, mo c'è la scena schifosa. Non guardate. Chi non ha mangiato, non guardi. Chi ha già mangiato, ok. Chi non ha mangiato, non guardi. Alien. Ah! Troppi. Mo crepo per questi. La zene di gara è il primo ghiaccio fuoco. In effetti c'è ragione, sì. Se non sbaglio è il contrario, no? Tipo è il contrario di Darmanità normale. Che tipo Darmanità normale c'ha più fisico e poi diventa speciale. Mentre quello di Galar è il contrario, diventa fisico in modalità pupazzo, eh? Mi ricordo. Pare che sì, comunque dovrebbe essere il contrario. No, però comunque sono sicuro, sono piuttosto propenso a fare la mia run solo con le otto, perché potrebbe essere il primo gioco dove posso farli, ci sono abbastanza Pokémon vari con le otto che posso fare. Magari sarebbe più bello se ci fosse stato anche Parasect. Ma dove sto andando? No, qua si va per il villaggio dei cosi. Le mantidi. Permesso? Aprite. Pronto, signora. Io sono sempre più propenso a creare una cioè mentalmente. Cioè io mi sono creato una nuova generazione con una nuova regione basata sull'Africa. Pensa, un'intera regione, un intero continente di mondo Pokémon che è tutto un safari, dove la gente vive a contatto con i Pokémon. Tipo coso. È guai, però
che è nell'Africa. Bellissimo qualcosa. Io voglio la Russia. Chicky Brick. Wachka! Da voi americani. Sempre pronti a fare figura di eroe, vero? Ma questa volta. Siete nello. Com'era? Oddio, com'era? Me l'ero metà sta frase, sta scopione. Ma questa volta. Non ce la farete. Madre Padia vince. Ma chi ti pigliaccio? Ah, sei impazzito di pigliaccio. E ti piace non so malvagio. Beh, se ci pensi stanno già dalla prima generazione, ma si sono dimenticati di metterceli. Ups. Il tipo ghiaccio. Ups. E geloreggio che mossa è? Acqua. Come? Così. Spara ghiaccio, non è di tipo ghiaccio. Non esiste il tipo ghiaccio in prima generazione. Allora stavi lì a mentarti i draghi per battere con un Venusaur quella tizia. Poi ti tirerà fuori su. Ti tirerà fuori quel maledetto lobro che resiste a qualsiasi cosa e ti shottava qualsiasi. Ninth Sandlash. Bello Sandlash. Sandlash la roba mi piace tanto. Ma Sandlash mi è sempre piaciuto molto. Carino. Ninth pure. Solo il tipo folletto mi dà un po' nervi. No, non è di. Sì, è tipo folletto o no? Mi ricordo. La immagina una. Grago Fest. Oh, Upo. 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 Vero confess. Che vuole? Confess. No, non è perché era un riccio, perché è un arma, è un pangolino. I ricci ci stanno già pure troppi. Ah, là c'è sta il donnone. Immagina una regione dove ci stanno Ponita e Zebstrike che possono correre tutti. Tipo Zebstrike della forma regionale che è di tipo fuoco invece elettrico. Perché corre tanto. Slay si è rincarato e ci ha messo la pressione. Wow! Bello, guarda, se. Non so se c'è stato il PlayStation 4. L'ultimo c'è stato il PlayStation 4. Mi pare di sì. Perché c'erano tutti su PlayStation Vita. Mi è piaciuto un sacco Slay come saga, però è un po' difficile. Anzi no, in realtà non tanto. Il primo è difficile perché c'è il one shot. Se sbagli e vieni colpito sei morto. Annunciato che la Sony vorrà slice. Ti prego. Così sveliamo tutto il mistero. In realtà si scoprirà semplicemente che cosa in realtà è il suo stesso antenato. Tipo Fry di Futurama. Gavinus è morto. Tu sei tuo nonno. Cosa? Parla il nonno di se stesso. No, io mi sto perdendo. Dove cacchio? Ah, ok, grazie. Oliop. E Sony vorrà, allora siamo a posto, se siamo alla merce dei Sony. Fuggiva dall'Egitto. Non l'hanno fatto. Vabbè, sì, DLC a quei tempi non c'erano così tanta cosa di... Era un pezzo perché se la fa, forse se i fan lo chiedevano, ce l'avrebbero messo. Un po' come la Latron, vero Capcom? Frecciatina. Anzi no, era una freccia di quelli dei Black Knight di Dark Souls. Gli ombrelli praticamente. No, sta piovendo, si è riabbassata la temperatura un po'. Erano bianchi non neri. Cosa? Black Knight. Erano i Black Knight. Ah, non erano i Silver Knight. Vediamo che ci vengo un'altra volta. Allora, mi serve la luce che vende il mercante. Mo posso scandarci, giusto? Bravo Matteo, bravo. Bravo io, bravo Cosmo, bravo io. Stavo di, infatti scusa, i cavalieri bianchi da dove sono usciti? Mo su Dark Souls.
Silver Knight, il Gwyn non è il capo dei Silver Knight. No, devo tornare alla cosa. Ha! L'hai detto tutti, mi sta arrivando un'itra sputa teste a tre. Un'itra sputa fuoco a tre teste. Palla di neve! Ah, però mi sa che voleva tipo un botto. Voleva un botto per la lampada. Oh. Piano, signor. C'è bisogno di avere fretta. Commento su YouTube. Ah, non mi si apre. Scubito, c'è il telefono. Ah, scusa, qual è la cosa giapponese? Se lo so, non te la posso dire. Scusatemi. Oddio, che palle scrive con una mano sola. Cioè, non è che non lo posso dire, è una cazzata, raga. Una cazzata di quelli che se tu lo vedi che ce l'ho, ti fai qualche domanda su di me. Niente di strano, però. È un dungeon crawly, però. Ma quella? No, negoziante di qua. Chi vuole? Mas? Patmos, Gio? Gio? Dove sta? No! Madonna di Dio, quanto vuoi? Ti darà più tempo per riprendere i danni subiti. Scusa, questa non è quella che ti dà... Non so se è utile, magari sì. Non mi ricordo che cacchio era questo. Ovviamente per un periodo di tempo maggiore mentre... Ah, ok, ti dà invulnerabili aggiuntiva. Io non mi ricordo più dove dovevo passare. Porca miseria. Corri. Comunque c'è due che se in questi giorni sta portando mostra tante pure. Quando ha visto del gioco ha detto cos'è questo T-Rex obeso. Ma va. Tutti l'avranno, penso l'avrebbe. Tutti si sono fatti qualche domanda quando l'hanno visto. Ma voi dite sempre che c'è sta... Vedo più di volte il video sui commenti. Sei uno dei pochi che... uno, l'unico che porta Monster Hunter in italiano. Io non mi sembra. Ma grazie della fiducia. Ora puoi depositare tutti i tuoi soldi da me. No! Merda. Qua c'è sta stazione della regina in teoria. La stazione della regina. No, questa è la via del pellegrino. What? Dove c'è? Gioco, non provocarmi. Ho mancato il salto. Che sembrano che volano a caso, ma in realtà si vuole un partner strano. Pochi, eh? Favore di Giovita Basket. What? Portare la storia senza cancellare la serie a favore dei giochi del basket. E chi è questo che ha giocato? Come sa Bakula ha giocato? Monster Hunter? Niente. In realtà è da un po' che non tocco Monster Hunter, ma perché non c'ho la voglia di toccarlo in realtà. Sembra una cosa da pedofilo. Ma che cazzo? Manca tu? No, sono pieno. No, non ci posso passare. Cioè, in realtà non ho mai giocato così tanto Monster Hunter alla fine, cioè. Dov'è che andavo qui? Ah, sì. No. Ho lì. Si spasmi? Lo possiamo controllare? Chiamo il dottore. Anzi, ci possiamo andare che è meglio, va. Poi ho scoperto che se preferisci uno Zelda diverso da Breath of the Wild non sei degno.
sta cazzo. Ma che è sto razzismo che ti giochi, raga? Oh, cazzo, è vero, resta questo. Mi serve l'amuleto. Merda, dov'era lo sciamano? Bella domanda. Mi toccare. Ma che è sta cosa? Solo perché ha fatto scar... Cioè, allora, ho capito che il gioco è bello. Sì, il gioco è bello, raga, però... Fanno i gusti, ognuno c'ha il... Cioè... È come di... A me non mi piace... Io preferisco Skyward, ma ormai in giro la gente preferisce solo Breath of the Wild. Vabbè. Di che gli piace, se gli piace a loro, meglio per loro. Che te frega a te. Come ho fatto a schivare qualcosa? Siamo nella valle putrefatta. No, perché? Oppela lai. No, mi dire che ho fatto tutto solo per un bruco. Sembra il cane di... Oddio, c'era un cane di un videogioco che parlava così. Che cane era? Ah, non mi ricordo. Non mi ricordo. Che cane era che parlava in questa maniera? Era del Zaff. Vabbè, no, c'è stava... Il geyser. Guarda. Mo che ci sta, lo dovrei fare tantissimo. Ma dovrei collegarmi. Io posso. Ci ho provato a farlo da solo, ma non riesco ad andare oltre la seconda fase. Ci vuole troppo tempo. 20 minuti non ci riesco da solo a fargli abbastanza danni. Allora, mappa, please. This way. Sembra che legge il giornale. Aspetta. Occhio le scale. prima che faccio 1800 quanto ci vorrà. È per qui. Ah, stazione della regina. Non ci sono più andato. No. Quello lassù cos'è? Ah, sta lì lo sciamano. Questo dopo la Latrion che non siano le munizioni del Sappi. Ma tanto sarà un altro draganziano. O un'altra sottospecie di qualcosa che non ce l'ha. Non ce n'era bisogno. Ah no, questa è la grande richiesta da voi. Non è vero. No, mi fa incazzare. Quando dico una grande richiesta vuol dire che hanno preso hanno preso solo giocatori provenienti dal Giappone. Un wyvern. Ma va. No. Rivoluzionari. Rivoluzionari. Il ciclo è spezzato. Guarda la musica, il ciclo è spezzato. Intanto al prossimo sarà una sottospecie di falcana. Chiaro come il sole. Poi non lo so. Il Zagacrus è l'unico problema, che non ci sta una mappa dove lo potresti ficcare. Cioè, aspetta, ci sarebbe la foresta antica, ma lo potresti spawnare dove stanno i Kestoton, cioè nell'area 2. Che sto a dire? L'area 2 è quell'altro. Pare l'area 5. Non ne sono preciso, non so sicuro. Dove ci sta la scogliera praticamente, perché là, diciamo, il Zagacrus, per esempio, in Generation o in Monster Hunter 4 altri, mentre l'hanno messa, gli dicono molti giocatori. Molti giocatori hanno detto: ma scusa, perché hai messo la Zagacrus se non lo possiamo affrontare in acqua? E allora molti gli hanno detto, gli sviluppatori hanno mostrato che la Zagacrus esce fuori da, tipo, i fiumi, arriva dai fiumi, risale i fiumi che stanno sbocco sul mare. Anche perché chiaramente è un mostro è marino, quindi nei laghi non ci potrebbe stare. Io mi sono perso comunque. Quando inizia a parlare. Non sai dove devo andare?
Forse era di qua. Vediamo. Carico questo. Per il potere di Heracross. Di Pinsir. Beh, magari annuncia un blazer e controlla tutti gli elementi, che è pure invasione. Quel giorno uccidi. No, farò un video dove prendo il CD, lo spezzo a metà. Poi gli sparo. Farò un video in cui prendo il CD, lo spezzo a metà. Vabbè, allora, io odio tanto il Playset, ma è vero che il Playset che odio è il Playset di Fruity Unite, cioè quello con l'hitbox di merda, che un giro di coda e ti colpisce. Mentre dopo il gel è stato aggiustato più o meno. Certo, comunque rimane sempre il fatto, non, se lo combatti con un'arma a distanza ravvicinata sei stupido. Fallo con una balestra o cos'altro. Qua mi serviva lo stemma, che non mi ricordo dove si trovava, tipo un boss molto più lontano. Esatto, me lo dà il maestro delle anime, sì. No. 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 Ce l'ho fatta. Io non so dove cazzo sia lo sciamano. Mi serve lo sciamano per andare avanti. Cos'è che... hanno cliccato un cosiddetto Hyperfrost Barrier. L'Hyperfrost. Cazzo, sì. Sarà un incubo da affrontare, ma vabbè. In realtà no, perché non esiste lo status che dovrebbe infilare. Cioè, infilare. What? Che dovrebbe infliggere, cioè lo Snowman Blight. Cioè lo Snow Blight, ma non lo Snowman. L'Hyperfrost dovrebbe essere, se mi ricordo bene, lo Zen, tipo la versione Zenith di Frontier del Bariot. No, qua non ci posso andare perché chiude, cioè la scuola. Quindi mi stai dicendo che devo farmare? No, non mi dico così. Gioco, dimmi la verità. Già fatti due boss. Capitan Barba Cristallo. Barba Nera, Barba Cristallo. Ma sì, ma ci sono sempre tutti. Un giocatore c'ha un mostro suo che dice che non ci sta su World. Si incazza, è normale. Figurati di metterci tutti i giochi. Tutti i personaggi. Questa è una cosa di Cthulhu, praticamente. Dai ragazzi, che se state ci provo a fare qualche live, più live possibili. Magari di un'ora, però non faccio Monster Hunter, perché in un'ora Monster Hunter non faccio niente praticamente. Ah, questa si rompe. Si rompe solo con lo schianto, è vero. Anche perché giugno... allora, cioè abbiamo un'altra settimana. Questa settimana stanno gli altri due video di Dishonored. Finisce di solito questa settimana, finisce Dishonored. Inizio la serie di coso di tutta l'estate, perché dura, probabilmente dura tutta l'estate e oltre. Per quanto è grande, è pesante. Come il Raja, la gente l'odia, si fa lamenta che non c'è su World, sono felice, lo annuncio una volta e poi si lamenta che lo sciottano. Ma sì, ma sempre così. Perché non lo posso giocare come gli farà loro? A parte che molti ci sono anche parecchi catch, qual è questa storia, nel senso... Vedi che prendono lo spadone e si lamentano che non riescono a colpire un colpo, o non riescono a... Se fa, il mostro lo sciotta... Che è vero che... Quella è un'altra faccenda, quella è una cosa... Quello che manca su World è la varietà dei mostri, nel senso... In specie, più che altro. Tu mi metti solo Wyvern e draghi anziani. Poi ci rimani male, perché molti mostri non sono draghi anziani, non sono Wyvern, quindi... Ti rimane fuori e dici, scusami, allora che senso c'ha che abbiamo tutti questi... mostri. Ho fatto i movimenti di Rajang con un attore che non stava vestito con i pallini. Vabbè! Motion capture, come lo vuoi fare? Se il mostro è un umanoide, lo devi fare con sorta così.
Guarda quelli di God Eater. Devo comprare God Eater 3. È vero, però prima devo finire il 2. Sto bloccato. Non è dove per cazzo sia. Non è che dovevo morire e mi teletrasportava da lui? Io attendo prima di decidere di nuovo. Io non, ancora non ho preso il season pass, quindi aspetto. Anche perché non c'avevo i soldi per comprarli. Quindi devo andarmi a tagliare i capelli e devono darmi i soldi. E devo ancora andare di la persona ancora. Sta settimana chiamo. Vedo se sei arrivato e ci vado. Ti faccio accompagnare. Salgo, ritiro e me ne vado. Così evito tutti i contatti possibili e immaginabili. Anche se secondo me non saranno a livello del primo. Non lo so, non... Allora, è vero che mi sono abituato a giochi che hanno i personaggi principali. Cioè che hanno un personaggio e la storia ruota attorno al personaggio. Qua invece hanno fatto il contrario. Nel 2 hanno fatto il contrario. C'hai la storia che ruota, cioè la storia quella importante, non il personaggio tuo. Cioè, sì, ci hanno provato ad aggiungere qualche cosa. Poi seriamente sinceramente ho preferito il 2. Vabbè, so gusti. Cioè, io più che altro per... era una questione di storia. Il gioco di per sé non è cambiato. Quindi cioè, sempre lo stesso. Di per sé meccanica e tutto non è cambiata più o meno. A parte la modalità trasformazione, non è cambiata per niente la storia del gioco stesso. Però più che altro è, un... è una cosa, credo, una cosa di feeling mio. Perché sono abituato a vedere personaggi. Se tu mi fai un gioco con un personaggio fisso, che la storia ruota attorno al personaggio, ok. Nel 2 invece c'è la storia, è il personaggio che ruota attorno alla storia. Quindi non è che cambia. Poi ho tutti gli animali che dare al protagonista. Perché un tapiro? No, vabbè, non era dell'antagonista, letteralmente. In realtà, sinceramente, non credo fosse neanche suo a prescindere. Credo sia dello, del tizio. Sperando che non sto facendo spoiler a nessuno ormai. Ma penso che il tapiro, secondo me, era del il primo tizio che il Otakemaru ha posseduto, no? Del ponzo. Quindi secondo me il tapiro non era proprio dell'antagonista, ma era del tizio, del corpo del tizio. E poi ha passato a Kodo. Infatti, una volta che l'ha passato a Toshihiro, a Hideyasu, non... Ma dovresti darmi un sacco di soldi, mi sa. Uè, Waglio! Waglio! È so forte. Abbiamo prigioniera della vita. Ma non è che l'hanno liberata in realtà. Hanno detto la mandiamo al suo paese. Cazzata. Perché non mandi una spia che sa i tuoi segreti al dietro al tuo paese, al suo paese. Posso capire che non l'hai uccisa. Più o meno ti dici non l'ho uccisa. Io devo superare questo, ma se questo bastardo fa così, vedi? Se non ho il potere non lo posso superare. Ma non è che dovevo crepare per sbaglio, dovevo crepare. Sta venendo sto dubbio, può essere che dovevo morire. Non è che mi sa che dovevo morire. Non mi ricordo sto pezzo. Vediamo, senza curarmi, vediamo che succede se crepo. Dico, Neo 3, lei sarà l'antagonista principale. No! La regina di Spagna. Il re di Spagna? Oddio, non ci sarebbe male. Però no, perché se non sbaglio non ci sono altri periodi. Dopo no, perché a meno che non fai un altro prequel di un prequel, non è possibile perché periodo storico, attenzione, questo non è uno spoiler, è la storia del Giappone. Iyasu, che è il re che è diventato il signore del Giappone, è stato colui che ha tolto i samurai. Cioè li ha tolti da tutti i poteri. A meno che non fai un Nioh di post questa cosa, e fai un Nioh dove i samurai sono praticamente dei governatori ministeriali, o come cazzo li vuoi chiamare,
E cos'è il poggio ancestrale, mo? E qua c'è salso il coso. Il... sul gatto rotolino che deve uccidere. Vince spiga. Eccoci qua, giusto, Matteo. Bravo, Matteo. Mi ricordavo che stava qua in giro. Permesso, scusatemi, permesso. No, voi non avete... voi non avete visto perché ho smesso di fare la serie sul canale prima che... prima che ci arrivasse. Ma io ho incontrato un personaggio che fa terrore. Mamma mia, che terrore che fa quel personaggio. Ciao, lumachina. Aspetta. Una panchina fatta addosso. Bravo, Matteo. Salve. Oh, secondo me a Metroid piace un sacco. No, perché è un platform vecchio stile. La magia. Senti il potere. Senti il suo potere. Sì, lo sento. Senti il suo potere. Non so se avete mai visto qualche predicatore dei vecchi stile. Anche quelli in 3D. Non l'ho mai giocati questi qua a scorrimento, così a scorrimento. Non ci sono mai stato tanto fan. Non ci arrivo. Spirito vendicativo. Scorpio, no. Scorpio è un Revenant, giusto? Sì. Ah no, poi nell'ultimo non è più un Revenant. Dopo non ci capisci più niente in quella storia. Pure Sub-Zero era un Revenant. Smoke. Ah no, Smoke l'hanno fatto riapparire. Io però non mi ricordo. Sì, l'abbiamo fatto riapparire Smoke. Poi c'era Noob. No, Noob, che okay. Si chiama adesso, si chiama in un'altra maniera. Quello con l'uncino, come si chiama? Non mi ricordo. Beh, che poi ormai non si vede pure capo. Vabbè. Oh, so fan, che te posso dire? Come quello di One Punch che è fan di Dragon Ball e non si nota. No. La seconda stagione non mi è piaciuta per niente. Cioè, io ho letto il manga fino a... non lo so. Anche perché dopo non l'hanno più fatto... non l'hanno più rilasciato. Quindi... dovrei stare a fine della seconda stagione un po' più avanti. E non mi piace. Non mi è piaciuta per. Cioè, non c'aveva la stessa cosa bella. No. Non è che mi ha fatto schifo. Bella. Di per sé. Però non c'ha l'epicità della prima. Mortacci, tu questi cosi. Armadilli di merda. Che poi è un insetto, però va bene. Esistono insetti di questo tipo? Sì. Su Pokémon, sì. Grazie, arrivederci. Maschera? Ah no, predatore di anima. E sopra che c'è, mo? Mo ci devo riandare. Apri questa porta. Tu, se non sbaglio, vendevi un po', vendevi anche altre cose. E appunto combattimento contro Borza era per il finale della seconda. Perché allora io ho letto il manga e non hanno cioè, se tu vedi la scena del manga e tu vedi la scena del film dell'anime, non, cioè, allora, per esempio, cazzo, come faccio a non fare spoiler? Nel momento in cui c'è stata quella scena nello stadio, diciamo, possiamo dire, e c'è stato quello che ha detto no, non andare, guardate così, c'era molto più pathos, si sentiva, si vedeva nel manga. E qua nell'anime è zero. Nell'anime non c'era lo stesso pathos che c'era, si capiva. Forse, vabbè, è anche vero che carta e penna magari i disegni a volte riescono a esprimere meglio delle cose. Ma anche gli attori, in realtà. Secondo me i doppiatori si sono un po' stufati. Se li uccide tutti. Ah, io mi sto a tagliare. Vede il trono del muore che lo fa. Mi sto a tagliare. E lui ci crede tantissimo.
Genos ci crede tantissimo, ma non gliela fa. Ma l'uomo è un genio. Come fai i commentatori del commentatore dei film? È un genio quell'uomo. Peccato che gli abbiano rovinato uno dei video più belli. Che erano rovinati perché Disney rompe le palle. Ok, abbiamo l'attacco. Quindi adesso possiamo tornare indietro e far fuori il tizio. Vabbè, sono 3 anni per la seconda stagione. Ci danno questa minestra fredda. È anche vero che hanno concentrato un bel po' di roba. È un po' concentrata, diciamo. Immagini nell'anime. Nel manga leggi 6-7 capitoli. Nell'anime so. Non lo so. La metà. Perché concentrano un po' tutto. Allora, questo è un problema che c'hanno. Molti anime iniziano dalla base che tu hai già letto il manga. E quindi ne so. Non mi viene in mente neanche un anime adesso. Ma non mi viene in mente un anime, ragazzo. Che c'ha sta cosa. Allora dici, perché inizia così? Poi vai a leggere il manga e sai che tutt'altra cosa è successa. Te credo. Quello perché è l'autore del manga che gli dice, che gli dice che devono farla così. Perché c'è l'autore del manga stesso che gli dice, fatelo così. Perché c'è Jiro Taniguchi. No, Taniguchi è un altro tizio. Un altro artista, scusami. Quella è un artista di manga, di un manga classico, quello ego io. Vabbè, l'autore di Jojo. Io la seguita serie non l'ho proprio vista. Oh, verde via. Yes. Finalmente. Ammazzo uno di questi. No. Ma è finita la quinta? La quinta stagione è finita? Ma penso di sì, perché ci stanno parecchi meme in giro. Poi, cioè, la sesta stagione è quella che diranno tutti che palle, perché è, perché c'è sta... Anzi no, tutti quelli in cui saranno da contenti perché c'è sta la figlia di Kosu. È finita la sesta... Voglia, è finita la sesta... non l'ho vista, quindi non sapevo. Su Vid non c'è. Vid si sono fermati al... Penso... 12ª puntata si sono fermati? Non so sicuro, non l'ho vista tutta. Non l'ho vista manco la terza stagione di Boku no Hero. Anche perché pure là mi sono piuttosto andato avanti col manga. Poi l'hanno licenziato e quindi non ha più continuato. Che poi non sapevo nemmeno. Io ho scoperto dall'anime, ho scoperto una cosetta del tipo che quella stronza di Toga c'ha l'abilità, in base al grazie al sangue, di trasformarsi. Mica lo sapevo. Quella pazza Yander isterica, vampira di merda. È una vampira, ma vabbè. A me piace. Allora, Boku no Hero mi è piaciuta la prima e la seconda stagione. Poi se non so, sono andati un po'. Credo siano andati un po' scemando col plot twist. Però fa sempre un po' del suo fascino. Via, piccioni. Ecco perché non uso questa. Perché ci ho messo questo l'altra volta. Ecco perché non me lo ricordavo. Via. Siamo a Milano, tutti sti piccioni. Insomma, cos'è, piazza San Marco? O Latina? No, piazza del Quadrato, scusate, non San Marco. San Marco con l'altra. Poi c'è la clinica San Marco, in effetti. E la che... Oh, hi there. Oh, hi there. Hello there. Eh no. Ci ha dato tutti i piccoli. Ma cosa ci siamo fatti presentare? Hai bisogno di lavorare sul tuo approccio con le ragazze. Sono mancato poco. Troppo poco. La guarda. Aia. Che va
One Punch Man insomma, stia peggiorando, invece poco sia al quarto sull'ultimo. Che palle che Twitch te che la cosa ti cancelli con metà commento, metà nervi. Stia migliorando. Come poco stai migliorando? No! Mamma che cazzata che ho fatto. Pensi che ci arrivo? No, non ci arrivo là. Pokémon bello. Bah. Vabbè, sono un vecchio stile, quindi cioè, puoi vedere tutti quei disegni nuovi. Tu ci che cizza. Yes. Aha. Non so se stanno già facendo quello di ottava generazione. Mi sa che manco hanno fatto vedere tutte le puntate della settima. Fa venire in mente un amico mio che diceva, cioè era un periodo, diceva che c'aveva un figlio, diceva io giuro che, altro che Peppa Pig, io giuro che a mio figlio, mia figlia Pokémon, Digimon, vecchio stile. Tutti eravamo in tre e due di loro erano ubriachi e gli dicevamo cazzo sì, dai, così i vecchi a scuola, vecchi a scuola, Holly e Benji. E poi abbiamo fatto no, vabbè, adesso stai esagerando. erano tre ubriachi a tre generazioni, sarà 5 mesi in Giappone, non deve ancora uscire quello di settima. In realtà quello di settima è già uscito. Ah, devo ancora finire, scusami. Hello. Io sono un cacciatore. Grazie mille. Diario del cacciatore. Giorno 1. Sono arrivato nel nuovo mondo da poco. E già capisco che questo posto è pieno zeppo di mostri selvaggi da cacciare. Proteggere la base non è difficile, ma è impegnativo. La bestia darksuniana. No, in realtà... vabbè, non te lo posso dire perché io so che cos'è. Splatoon! Ecco che cazzo mi ricorda quel verso. Dimmi che sei andato a suicidare. Vedi che sei suicidato. Magari. Piano. Piano. Uomini. Sono andato di qua. Aspettami. No. Ok. No. Usare se strillo ogni tanto. Esamina. Chi si allontana dalle strade del bianco affronta la legge di un cosa? Preferisci Arms? Ah, come gioco intendo concentrare sull'online. Preferisco Arms come giochi intendo concentrare sull'online. Ah, ok, poi picchia duro praticamente. Più belli picchia duro vecchio stile, a Tekken l'altri. Anche sul Calibur era bello, poi è andato scemando la storia. Dove siamo adesso? Mi dica. Ah no, io devo salire su, giusto. Non lo so, io non sono mai stato un tipo di multiplayer PvP. A parte i MOBA come League of Legends, che gioco più. Ma e Smite, che e purtroppo non sto giocando. Piacerebbe giocare tantissimo, anche perché è uscita roba nuova. Ma non potendo, non avendo una connessione stabile, praticamente entrerei in partita e crasherei istantaneamente. Injustice 3. Chissà come lo metteranno a plot twist. Penso di sapere quale sarà la storia. Dette! Claro, ci metti uno coso. Chi era quello che volevo che ci mettevo? No, Black Manta c'era nelle due. Questo.
Merda. Sono stato rapido. Mi hanno sempre dato la priorità a Bay. È vero. Vogliamo pari diritti per i coccodrilli. Malati di una malattia rara che li ha fatti diventare come quelli. Non è giusto. No. Stava per partirmi una bestemmia. Dai, che ho poche anime, cazzo. Ehi. Via qua. Akatoro. Dai. Uè. Niente, ho colpito lo stesso. Allora, Bane è un pochino più classico. Lille e Croc, per esempio, gli hanno dato una parte a Suicide Squad. Che parte poi, mamma mia. C'è avuto un mezzo secondo di gloria. Che poi Suicide Squad parte. Lo so, a me fa troppo di Suicide Squad. Non è proprio. Vabbè. C'ho il Blu-ray di Suicide Squad, quindi non è che vedi l'hai visto una volta e basta. No, ho il Blu-ray. Posso vedere quante volte voglio, quindi. Will Smith non è. Cioè, è buono come attore per fare quella parte, ma quello di Arkham Origins fa schifo come Croc. Vabbè, perché è ancora giovane. Se non sbaglio, là c'ha avuto. Secondo me, lo sai che è successo? Praticamente, quando noi lo incontriamo ad Arkham Asylum, dopo Origin, perché succede dopo Origin la cosa, la linea temporale, probabilmente tutti i traumi che ha subito da quando è andato in prigione, eccetera, eccetera, ha staccato la mano a Cash, eccetera, eccetera, l'hanno trasformato in quella bestiaccia che abbiamo noi davanti. Come è successo in Arkham Knight, che dici, posso farmi Deathshot di colore? Che vuol dire? Ma infatti Deathshot dipende dalla versione. No, non è. No, Will Smith va bene come la parte. Magari non era il migliore che te, il primo che ti veniva a mente, ma diciamo. Che poi non lo puoi mettere in un universo DC, appunto. Per esempio, che ne so, se fai un Justice League che incontra la Suicide Squad, che. Io ho visto il film. Qualche pezzo del film animato della Suicide Squad. Come si chiama? Back to Hell, una cosa del genere. Mamma mia, non ho mai visto così tanti personaggi di morire. The Rock per Black Death. The Rock per Black Adam. Quell'uomo non fa. A parte che è tornato un attimo. Ha fatto una ricomparsata nel mondo del wrestling, in effetti, se non mi ricordo male. Quell'uomo fa solo così comici ormai. E poi lo ammette che si diverte lui, Fai così comici. Matteo, non credo sia una buona idea qua dentro, ma entrerò lo stesso. Aspetta. Citazione. Come che fa? Rispetto l'altro paese per questo busso, ma facendo valere la mia autorità di Hollow Knight entro lo stesso. Siete morti. In realtà era un'altra maniera proprio. Che lui come Sentry. Dai, Sentry quindi ci metteranno? Metteranno? Ma film unico o comparsata in qualche film? Perché se c'è sta film unico è una cosa, ma se c'è sta il film comparsata nel senso che fai come che è successo nel fumetto. Cazzo! Devi fare 3 film prima per far mettere Sentry. Per Sentry ci vorrei. No, per Ghost Rider non lo so. Saprei dirti. No, nel senso, se faranno un film suo, penso di sì. Ci sarebbe un film su Sentry, però. Ho fatto una cazzata, vero? Merda. Ma come torno là sopra? Vedi che mi distraggo a parlare. Adesso come torno là sopra io.
Ci ammette che è l'unico che ci ha avuto il coraggio di uccidere Carnage nel fumetto. Che poi non ha ucciso, ma vabbè. Ti piacerebbe uccidere Carnage? Poi you can't kill Carnage. Ma non è... cioè, alla fine puoi dire che l'hai ammazzato veramente. Era già morto. Secondo me Carnage alla fine non è neanche più un essere vivente, solo un mostro. Infatti ogni volta... infatti se non sbaglio, chi è che aveva detto che era di classe Omega come minaccia? O classe Alpha? Non mi ricordo. Potrebbe starci Carnage nel prossimo Marvel Spider-Man. Anche perché se ci sta bene non è probabile che ci sia. Cosa che mi fa incazzare che d'ora in poi si uscirà qualcosa di gioco. Se quest'anno esce la PlayStation 5, raga, l'anno prossimo non uscirà più un cazzo per noi. Che diranno tutti sempre PlayStation 5, PlayStation 5, PlayStation 5. No! Mi sei buggato, cazzo! Cazzo, sei buggato! No, raga. No, alla fine. E adesso? E adesso? No, si è buggato! No, raga, si è buggato! No, vabbè, devo avere sta scritta per sempre. Aspetta, magari se faccio così? È la fine per noi. No, raga, si è buggato. No, aspetta, forse se vado in un'altra zona si sblocca. Non lo so. Prego, sbloccati. No, raga, non posso chiudere. Se non l'ho salvato. Non si sblocca. No, raga. No, vabbè. No, vabbè, qua bisogna mandargli un post. No. Non posso affrontare questa scritta in faccia. No, devo tornare alla panchina. E salvare. Ok, aspetta. Yes. Ma io sì, ragazzi, fidatevi. Sembra che non sia così male, però è una distrazione non piccola. Io dove cazzo stavo andando prima di cadere? No! Ok. Simbolo della panchina. Ting. Quant'è che sto in live? 1:20. Direi un'altra mezz'oretta e poi stacco, Vediamo se riesco ad andare a farmi Hornet prima di staccare. L'ho detto ad alta voce? Vabbè, scusate, intendevo menare brutalmente la... volevo dire... Cazzo, come mi risolvo questa situazione? Sono dimenticato di telefonare, porca miseria, dovevo telefonare al negozio. Comunque la Sony vuole proprio gli sforzi di Carnage per il di bene, invece di fatto il chat di Riot. Non ho idea di chi sia Riot. Forse sì, ce l'ho idea di chi sia. È morta la Riot, ha chiuso League of Legends e vai. Smite Rigna. Il simbionte grigio. No, simbionte grigio. Ah no, sì, ho capito che è Riot. Era grigio? È nuovo. Quello bianco è l'antivenom. Quello toxin è il poliziotto. Cazzo era Ryan? Ma non me lo ricordo. Ma sai che è solo del film Vanguard. Allora io lo so come funzioni, bastardo. Maleducato. Piacerebbe che fosse finita qua. Ah, non ero in due. No, la prima volta ci ho messo un secolo per farlo fuori. Non erano in due. Sono piuttosto sicuro che erano in due. O forse più avanti. Non fa parte della New Generation, simbionte.
Ah, ecco, insieme a Scream e Page. Non ho idea che siano. Non ho visto il film. Anche se me ne parlavano, me ne hanno parlato molto bene. Anche se, allora, a cui la metà della gente mi ha detto: il film è decente, però per un appassionato non tanto. L'altra metà mi ha detto: dai, è bello, dai, prova a vedere. Ho detto: il cinema non ce lo vogliamo darci. Credo di stare sbagliato strada. Ah, c'è l'idiota. Ma sono originali dei fumetti, non dei film. Ah, davvero? Non me lo ricordo. Ehi, Seltas, sto cresciuto. Ha! Crepa. Mica molto fatto male. Ehi, imbecille, alzati. Sintrome di tra me e la mia preda. Sappi questo, io sono Zod il potente. Madonna, ancora non sono arrivato alla tua boss battle. Ma ti picchierò tanto, 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 tanto. Sguainalo, sguainalo. Questo è il momento in cui vorrei che questo gioco potessi picchiare gli NPC tipo alla Dark Souls. Le botte gli darei. Come magari dicono, sti tipo Soler, sti cazzi. È un pillar messo sottomettito a spoiler. È un pillar messo spoiler. Ok. Ah no, siamo arrivati giusti. Qua c'è sta il passaggio per andare da cosa? Da Hornet. Era scendere qui? Oh merda. No, no, no. Fate colpi. Sono morto. Chi è? Come ho fatto? No, vabbè, come ho fatto? Non è possibile. Come cazzo ho fatto? Panico. Oh, sono andato in panico. Vi giuro, giuro che sono andato in panico. È proprio qualsiasi cosa mi tocca mi uccide. Mi servono anime. Mi serve una No, vabbè, dai, basta con sti tizi. Qualche stronzata da affrontare. No, te no. Vieni qui. L'unica cosa che non puoi colpire. C'è il centauro. Da dove l'ho tirato fuori il centauro? Da dove l'ho tirato fuori il centauro? Questo è Demon Gears 2 che me l'avete fatto. Yes. Considerando che mi serve il doppio per pagarmi la lanterna. Dunque, dove devo passare per andare da cosa? I Lionel sono i best centauri. Non ho idea di che cosa signori Lionel, ti giuro. Eppure non è un nome che non mi è nuovo. Ci siamo, ci siamo. Boss time, senza anime per curarci. Ah sì, giusto, vedi perché non è nuovo. Non ti avvicinare, fantasma. Ti ho visto avanzare silenziosamente tra i cespugli in agguato. Lui, ma in realtà no. Stavo semplicemente camminando. Quest'antico reame, qualcosa di terribile sta per risvegliarsi. Posso sentirlo nell'aria. So cosa sei. So cosa vuoi fare, ma non posso permetterti. Non posso permetterti. Garam Salam, che è un condimento indiano. Edino. No, Matteo, torna indietro. Shit. Ma no. Lo sai che bambole significa? Ape. No, non proprio ape. Credo significa api operaia. Ora qui dice.
Pedala, pedala. Io vorrei la maschera di quello morto, però, comunque, perché... La maschera di quello... Questa maschera che c'ho non mi piace. Oh già, è pure questa cosa. No! Hornet, mi stai facendo incazzare. Va bene, Matteo, muori. Quella là. Del tizio che è morto. Invece di più quella. Sarebbe stato figo poter avere la maschera diversa di ognuno. Penso si possa... Ci sta a me la possibilità di cambiarla? Non credo. Show. È finito. Sei fastidiosa, lo sai? Ah! Pedala, pedala. La voglia pedala. Io lo so che tu salti per farmi saltare a me, così fai la mossa. Te conosco. Boom. È un attimo. Il boss è abbastanza impegnativo. Finito? Ancora? Quanta cazzo di vita c'avevi? No, non è che era un'esperienza quindi... Yes. Ci guarda, lo guarda sotto la gonna. Attenzione. No, perché praticamente ho visto un video dei boss più tremendi da... c'è stava top 10 boss tremendi dei videogame dei Watch Mojo. E c'era i Lynel. Tra questi c'erano i Lynel. Ali di falena. Venomoth. Dustoth. Volcarona e... Frostmoth. Sì, lo sono ricordato bene. Ancora non li ricordo a memoria tutti quelli del... della 8ª generazione. Killer Moth. Bravo! E... Ok. Porca put... Devono essere inventare piccola ombra, lasciaci dormire. Torna nell'oscurità da cui provieni, lasciaci in pace. Siete voi che mi avete svegliato. Oh god. Esperienza mistica? Killer Moth in Justice 3. No, ce lo potrei benissimo in un videogioco di Arkham. Diciamo un Killer Moth come lo spaventapasseri ripotenziato. Che vuole conquista tutta Gotham e dintorni con il suo esercito di cose mutanti. E quello fa. No! Vabbè, c'è sta anche la Killer Moth quella brutta, quella versione umana che è semplicemente un tizio con la maschera. No, non c'è. Però negli altri giochi di Lego Batman c'è. La prossima panchina stacco, eh. Purtroppo quell'altro ragazzo che c'era prima ha detto che c'aveva lezione, quindi... Ha detto però l'ultimo. Oh porca puttana, io non ci sono mai venuto qui. Ma io non ci sono mai venuto qui. Quivel! No, fermi tutti, raga, io non ci sono mai venuto qua. Ma che cazzo stai dicendo? Ma io non ci sono mai venuto. Ma questa è una zona nuova. Goa, nudo Elamac. Non riesco a credere che queste vecchie storie portano un muro e mettono su di noi. Questo edificio può pensare a una sorta di culto. Anche se l'idolo è stato dentro. Un. Chi era un. Quello è Gorm. Laggiù non ho notato un tipo strano. Sembra essere interessato al lago. Ho intenzione della sua donna, ma farei molto meglio a offrire il mio culo. In caso in questo incontro prenda la brutta piega. Oh, mo me la stai a mandare però. Commettere le terre sue sarà efficiente per il tempo che prova. Infatti tu sei il bastardo che mi dice quando vengo massacrato dalle manti di andare a potenziarmi il coso, la culo, che non serve a niente, perché in realtà a quanto pare lo devi potenziare 2-3 volte. Salve. Posso... Oh, caduta! Panico. Eh no, non pensavo potessi accaccarlo, che ne so. Colpo le spalle! Va bene, Matteo. Ogni volta ci ricassi... Pure io pensavo fosse un NPC, ti giuro! Ci sono rimasto! Siccome però assomigliava a un nemico, ho detto... Meglio che mi avvicino piano piano, magari si attiva con...
a distanza. Ammazzato, ammazzato con 3 colpi. Ma che davvero. E non droppi niente? Una canna da pesca e via, se pesca, no? No? No, ho capito che a volte gli NPC sono nemici, ma siccome gli NPC non si possono attaccare, perché sennò Quinvels, qua, Quinzvel, Quichfitz, Cizzi, qua, Diego non si può... Lo potevo affrontare, ma non ho capito perché c'è il lago. È rispawnato? No, non è rispawnato. Questo è un lago d'acido. Sì. Era per vedere. E allora perché c'è sta costruzione? Forse quando c'ho lo scatto cristallino posso andarci avanti. Cazzo, perché... vabbè. Ma tanto ero bloccato, non potevo andare avanti comunque nell'altro salvataggio. Va bene. Va bene. Direi che questa live la concludo così. Magari la facciamo anche domani? Ma sì, dai. Se ci riesco domani la faccio. Mi spiace quel ragazzo che era andato a lezione. Domani ci rivediamo. Vabbè. Domani a che ora ero iniziata? Boh, erano le 5. Domani la faccio verso le 4. Ma nello sfondo ci sono le monete. Monte. Sì. Le antiche. Tanti gli Omega. Tanti gli Omega. Vabbè, siamo nel regno degli insetti. Comunque, allora. Ci vediamo. La prossima video. La prossima live. Che è nuovo, questa live la trovate sul canale. Dovrei cancellare la vecchia playlist di Hollow Knight e metterci queste praticamente. Quando avrò il tempo un attimo oggi stasera riaccendo al volo il computer lo faccio. Comunque, chi è nuovo al canale può passare. Chi è nuovo. Avete visto pure voi? Una libellula è vicina. No, una libellula si è avvicinata abbastanza da vedere il contorno, quindi vuol dire che è attaccabile. Sì, è attaccabile. Qua mi serve il doppio salto. Qua mi serve il doppio salto, sai che non ho mai trovato. Vabbè, Matteo. Ma è meglio che finisco la landing e basta. Lo vedrete sul canale, ci vediamo al prossimo video. Fateci sapere la posta, se non siete nuovi, passate al canale se vi interessa. Ci vediamo al prossimo video, ci vediamo settimana con Dishonored, stata settimana pure con Dishonored e magari facciamo qualcos'altro. Non so se uscirà qualche video di Monster Hunter questa settimana, no, perché non l'ho preparato ancora. E niente, ci vediamo al prossimo video, vi ricordo di cliccare se vi piace, commentare sotto schienare, follow se volete sapere quando fate il live o cose così. E niente, ci vediamo al prossimo video, grazie per essere passati, ci vediamo domani magari domani dalle 4 fino a non so finché dura. Va bene, bye bye.